col tempo le ho strutturate in un modo, le ho modificate in un altro, le ho cambiate, le ho rigestite e le ho modificate. Ultimamente ho provato a ragionare su quali possono essere i principi che si possono utilizzare nell'organizzazione di una stagione, quindi di una stagione o di una serie di stagioni, oppure, e quindi una tipologia di organizzazione nel tempo, oppure a livello organizzativo per un direttore tecnico, una persona che lavora per lo sviluppo di un settore giovanile all'interno della stessa stagione tra le varie categorie, quindi dare una comunicazione tra la categoria A, la categoria B, la categoria C che è in funzione della categoria B, l'uscita del primo anno, del secondo anno di una categoria porta all'inserimento degli atleti in una nuova categoria che magari cambia il sistema di gioco, quindi cambia e cambiano tutti i principi del modello prestativo, se cambia il campo, cambia il regolamento, eccetera eccetera, fa la differenza. E quindi ho ragionato e ho provato a creare qualcosa che è qualcosa che è modificabile e che modifico assolutamente. Non esiste che quello che si racconta oggi è la stessa cosa che si racconta domani, o che si pensa adesso la vado a pensare ancora domani nel suo modo. No, bisogna sempre dare una chiave organizzativa, perché si trovano gli errori e si trovano i limiti di una struttura, e allora all'improvviso si può dire: ma se faccio in questo modo posso creare questo. Non esiste verità, esiste una modificazione continua. Schiacciare due volte. Allora, questo sono tutto quello che sentite nel 99,9% della statistica reale di comunicazione in Italia su quello che succede nei campi di gioco. Io le raccontate come sto.